Carissimi elettronauti, oggi sarà una giornata lunghissima e cacchio con la bellissima piccolissima Dacia Spring. Ok ragazzi, si parte. Oggi è sabato 21, sono le 14:20, ci sono 36 gradi esterni, l'auto è carica al 100%, 218 km di autonomia, ho resettato il computer di bordo e si parte per un'avventura, perché non so quando mi fermerò. Esattamente, vediamo a che ora comincerò a delirare. Per questo test userò e non userò il condizionatore, quindi ogni tanto lo accendo, ogni tanto lo spengo, perché dipende un po' come mi sento. In questo cerco sempre il comando del finestrino qui a sinistra, invece no, è qui bello comodo sulla destra. Sarà una giornata lunghissima, 218 km tutti da fare in città, perché quest'auto nasce per la città. Ovviamente non farò un viaggio in autostrada con quest'auto perché non avrebbe alcun senso. Abbiamo già visto che nella mia prova dei consumi in autostrada la Dacia Spring consuma parecchiotto, quindi direi che non è il caso di andare affatto in autostrada. Per qualche piccolo tratto sicuramente può andar bene, però non chiaramente per delle lunghe gite fuori porta. Come sempre e ovviamente cercherò di mantenere sempre i limiti di velocità quando possibile. Devo smetterla di fare queste prove, sono troppo estenuanti. Non ho ancora cominciato, sono già stufo. Cacchio. Ah, quasi dimenticavo una cosa importantissima. Faremo questa prova nella modalità normal. Dacia Spring ha due modalità, eco e modalità normal. La modalità eco va praticamente a tagliare la potenza del motore, ma visto che quest'auto non è che abbia proprio tantissimi cavalli, non è bello, non è soddisfacente andare in giro con la modalità eco, quindi direi che andiamo a provare la modalità normal. Fa caldino, fa caldino, il sole picchia. Ragazzi, quanto mai mi è venuta questa idea di fare sto video? A parte che i sedili sono abbastanza duretti e per la mia schiena non è che sia proprio... mi dà un po' fastidio questa cosa. La temperatura continua a rimanere attorno ai 32 gradi e probabilmente quindi accenderò il condizionatore. Voi pensate, io ho fatto per ora 35,5 km, siamo al 91% di batteria e l'indovinometro mi dà ancora 217 km. Sono partito con il 100%, mi dava 219, l'indovinometro adesso dopo 35,7 km me ne dà 217. Cioè, com'è possibile questa cosa? Ho mantenuto una media di consumi attorno ai 9,3 kWh ogni 100 km, una velocità media di 43,6 km/h. Si continua il nostro viaggio. Ragazzi, è passata ufficialmente 1 ora 10 minuti fa. Adesso arrivo a Quinzano, che sono 20 km, torno indietro verso Brescia, poi magari da Brescia vado a Gussago, insomma faccio qualche giro giusto per capire esattamente da paese a città quanto consuma, cioè perché consuma una mazza sta auto, perché siamo all'83% di batteria e l'indovinometro mi dice ancora 197. Ho trovato una bella strada lunga dove posso tirare tranquillamente. Sì, tra l'altro io ho seguito per Milano, ma che cazzo, ma sono imbecille. Cioè, la Brebbe Me non c'è nessuno, stanno già facendo i lavori. Molto bene. Che ci do, che ci do, che ci do. Probabilmente comincio a sfollare. Siamo al 70% di batteria, ragazzi, 81,5 km percorsi. Travagliato 5, Berlingo 4, quindi prima arriveremo a Berlingo. Comunque è bella scattante, ragazzi, non vi annoierete sicuramente. Ah no, strada chiusissima. Freno a mano funziona, provato, testato, a posto. Se girate il volante e accelerate, scaina quest'auto.
69%, ve lo dico solo perché è il mio numero preferito. Ah no, non è vero. Ah ecco, una cosa importante, nel mio viaggio, che voi chiaramente vedete a pezzettini, sto visitando tutti questi paesini, tutti questi conglomerati di case. Carino. Diciamo che è un buon modo per fermarsi un attimo e pensare, tipo viaggiare in strada. Era un po' che non lo facevo. E ragazzi, siamo ritornati in centro di nuovo, centro Brescia. Siamo a 101.5 km. Sono le 16.37, quindi praticamente sono passate 2 ore da quando sono partito. Abbiamo mantenuto più o meno 11 kWh ogni 100 km. La velocità media è di 44,9 km orari. Continuiamo il nostro test. Ma quasi quasi mi mangio un gelato. Ma no, non ci si può fermare, soprattutto per mangiare un gelato. Male. Avete visto come ho sorpassato tranquillamente quell'auto? Ecco. Fede. Tenuta di strada zero comunque. È andata dritta. Siamo a Castenedolo. Via. Adesso a Monticià. Mazza. Abbiamo raggiunto il 50% di batteria, 137,7 km. Siamo sempre lì, 10,7 kWh ogni 100 km. Stiamo facendo un giro così, tra i campi. Infatti c'è un leggero odore di merda. Ah, dimenticavo, sono esattamente le 17.22, quindi sono passate 3 ore. Quindi lasciate un like, vi prego, vi scongiuro, e iscrivetevi al canale. Ciao. Eccoci di nuovo in centro, ragazzi. 40%, 164 km percorsi esattamente. Il indovinometro mi dice che ce ne mancano ancora 104. Ce la farò. Io tengo duro, ragazzi. Tengo durissimo. Ho una voglia di mangiarmi un gelato che... Ma ti passo sempre davanti alle gelaterie, non so se avete notato. E facciamo un giretto anche sul castello di Brescia, va, giusto per non farci mancare proprio niente. Guardate come va su dalla salita questa autina, spettacolare. Ragazzi, ve lo devo confessare, mi sono fermato 8 minuti perché ho cambiato le batterie e sono andato a cercare la mortadella, visto che domani usciamo io e Risa e mangiamo al sacco. E lei voleva il pane con la mortadella e quindi... Ah, signor! Vabbè, sì, ragazzi, siamo sempre lì, più o meno siamo al 36% adesso di batteria. 174 km, niente di nuovo. Eccoci qua, 200.2 km per tutti quelli che dicevano che non faceva neanche 200 km e sono al 26%. Comincia a suonare bene, eh? 11,0 kWh ogni 100 km ad una velocità media di 46,4 km orari. Ragazzi, non potete capire, ho appena fatto una pacca con una ID4. Mi è venuto dietro come un falco, così sfanalando. Dove vuoi andare? Mi sono andato a destra. Ma cosa vuoi fare? Ma dove vuoi andare? Con la ID4 poi non va avanti. Ah, sa perdere là. E da c'è spring qua. Cacchio, oggi tutto il giorno che mi infilo in strade perché non sono capace a leggere i cartelli o sono un cretino. Ragazzi, aggiornamento. Abbiamo fatto 239 km, abbiamo l'11% di batteria residua. Mi dice che ci sono ancora 29 km di autonomia residua. La potenza c'è tutta. All'11% la macchina risponde perfettamente. Non ci credete? Sentite? Massima potenza in accelerazione. Sono le 19.44, sono più di 5 ore che sono in macchina. Quindi mettete like. Ma che bel cappello, Marcondiron di rondello.
Marco di Rondirondello, ma che bel castello Marco di Rondironda. Signori, non vorrei allarmarvi, ma siamo al 7% e mi dice IV batteria debole. Abbiamo navigato per 248,7 km. Sono le 19:57. Ragazzi, le cose si fanno molto interessanti. Se l'indovinometro ha smesso di lampeggiare, ragazzi, perché adesso dice niente, zero, fine, caput. Basta chilometri. Non lo so se ci arriverai a casa. Io comunque vado avanti. La macchina continua ad andare, la potenza c'è tutta. L'indicazione della percentuale è sul 5%. Siamo a 256 km percorsi. Lampeggia la batteria in questo momento. 4% di batteria. Ma che problemi ci sono, ragazzi? Che problemi ci sono? Sono assicurato, io paghiamo un carro attrezzi e via! Ragazzi, 2% di batteria! L'auto non dà alcun segno di cedimento. Nessuno. Sentite? Scaina ancora. Sinceramente non so se sia un bene oppure un male. Perché, allora, le altre auto, quando comunque sei al 2%, 3%, 4%, 5%, ti danno meno potenza. Togliendo un pochino di potenza chiaramente si aumenta un pochino l'autonomia. Invece Dacia non lo fa, forse perché si sente sicura della sua autonomia, non lo so. Tu guarda una ID3, sempre qua in zona gelato, eh. E metti che mi si ferma proprio davanti alla gelateria, intanto che aspetto il carro attrezzi. Tac. 20 e 23, ormai sono 6 ore esatte. Però faccio ancora qualche giro perché non mi sento proprio... Cioè, 2% è poco, io vorrei arrivare allo 0%. 1% di batteria, ragazzi! Hai l'ansia da ricarica? Ansia di chi? Chi è che c'ha l'ansia? Io no. Dai che siamo arrivati, non... E c'è ancora tutta, eh? C'è tutta. Non accenna assolutissimamente ad un calo di potenza. Colonnina è questa qui, due colonnine, una fast e una no, e io continuo a fare il giro. 0%! E siamo nella cacca. No, non siamo nella cacca, però siamo a 266,9 km, facciamo 267. Consumo medio 11,2 kWh ogni 100 km ad una velocità media di 47,4 km/h. Non so se fare ancora qualche giro, effettivamente. Potrebbe da un momento all'altro spegnersi. Facciamo i temerari? Potrebbe spegnersi tipo qua, sarei proprio un pirla. Spenderei tipo 200 euro di carro attrezzi per farmela portare lì all'Enelix. Sarei proprio pirla per fare una cosa del genere, ragazzi. Tra l'altro è una cosa che non dovete assolutissimamente fare voi. Innanzitutto, una batteria al litio è meglio non farla mai scaricare allo 0%. Se voi la fate scaricare allo 0% ma poi la ricaricate subito, non c'è nessunissimo problema. Idem quando la caricate al 100%. La dovete usare subito. Nel frattempo, ragazzi, abbiamo fatto un giro. Siamo a 268 km, quindi fare un giro completo vuol dire fare un chilometro. E non sto andando piano, sono ai 65 km/h in questo momento. Adesso un pochino in accelerazione si sente, adesso si sente che taglia la potenza. Fino all'1% non lo faceva. Ora che siamo a 0% invece lo fa. Continua ad andare su, perché siamo già ai 70 km/h. No, 80, continua ad andare lei tranquillamente. Allora, ragazzi, abbiamo fatto un altro giro, siamo a 269 km. Faccio ancora un giro, l'ultimo giro, poi in caso dovrò chiamare il carro attrezzi. Adesso sì che ho l'ansia. Adesso ho l'ansia perché l'auto è a 0% e io faccio il pirla. Tra l'altro sta calando pure la notte. Vediamo. Ragazzi, ancora nessunissimo problema, sono ai 70 km/h. L'auto continua ad andare e siamo a 270 km. No, non possiamo fare un altro giro, dai. No, basta. Non vorrei veramente rimanere a piedi e buttare via 200 euro. Adesso prendo la telecamera, vi faccio vedere. 270 km, 0% di batteria. Ce l'abbiamo fatta. Non ce la posso fare! Selezioniamo la CCS2 combo, ragazzi. Colleghiamo. Per ora abbiamo buttato dentro 525 watt ora. Mi suona il telefono, sarà mia moglie.
Sono... guarda che ti metto in vivo voce. Ah? Sono... sto ricaricando l'auto. Meno male che è finito. Sì, 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 ho finito. Adesso arrivo. Anche io ho finito. Brava. L'ho comprata la mortadella, eh? Anche la crescenza. Ma c'è anche a casa, eh? Vabbè, questa qui però è più buona. Ti chiamo dopo, amore. Ciao. Ciao. E ragazzi, come promette Dacia, stiamo caricando a 33,75 kW di potenza. Quindi ci sta assolutissimamente. Sì, già che ci sono, faccio uno spuntino. Ragazzi, esperimento riuscitissimo. Abbiamo fatto 270 km, abbiamo camminato parecchio quest'oggi, tra l'altro sono le 20:54, quindi sono più di 6 ore che sono in girandola. Dacia Spring si è comportata perfettamente, secondo me, a parte appunto quel fatto che non ha tagliato la potenza, magari allo 0% sì, ma solo proprio agli alti alti, ma continuava ad andare su. Risultato attesissimo, perché 270 km con questa piccola batteria, cioè ha voglia, 11 kWh ogni 100 km di consumi medi, non male. Brava Dacia Spring, facciamo un applauso. Grazie mille ragazzi per essere stati qui con me tutto questo tempo, sappiate che vi ringrazio e vi ringrazierò ancora di più se vi iscriverete al canale, perché continuerò a portare contenuti sulle auto elettriche ormai, come sapete, e basta. Noi ci vediamo ogni martedì e venerdì con un video alle 12 e la domenica alle 10 con le news della settimana. Ah, tra parentesi, ho ricaricato fino al 20% e poi ho lasciato lo spazio al ragazzo che aveva bisogno della Fast. Io vado a casa e ricarico tranquillamente la mia Dacia Spring a casa. Uè! Ciao belli, a presto.